ci sarà un periodo indefinito in cui dovremo gestire non solo lo smart working, ma in generale dovremo mettere mano ai processi in modo che l'azienda sia smaterializzabile in un secondo. Se tu hai uno strumento in mano come un work planner per pianificare tutte quelle che sono le attività del tuo staff, tutto quello che sono i processi aziendali, tutto quello che è, insomma, legato al planning aziendale, chiaramente si vanno a incastrare meglio in un discorso di, appunto, smart working futuro. Facciamo software di tutti i tipi, di tutti i generi e per tutte le applicazioni, dal software per customer al software per business, quindi dal software per processi aziendali, al software che poi finisce direttamente all'utente finale, che sia al computer, che sia sul telefono. Noi ci occupiamo di servizi clienti, sia di tutti i canali voce, quindi la telefonata, ma tanto e soprattutto dei canali digitali. I call center erano tutti fatti di gente che sta a 1,5 metri di distanza uno dall'altro e quindi doverli remotizzare è stato un lavoro significativo un po' per tutti e anche per quelli che si chiamano outsourcer. La prima fase era diventa una remote enterprise, quindi fai sì che la tua azienda possa erogare dei servizi simili anche quando sei a casa, no? Quindi poter far lavorare queste persone da casa era molto impattante. Le fasi successive sono automazione e standardizzazione della formazione. Per esempio, stiamo lavorando con dei bot lato operatore che vengono automaticamente aggiornati, quindi l'operatore segue dei processi che vengono appresi dal bot. Per noi la componente e-learning è più pesante della componente smart working. Avere degli utenti dall'altra parte che vanno dai 6 ai 14 anni che improvvisamente devono usare uno strumento che non è il tablet e non è la console dei giochi. La prossima volta facciamoci trovare pronti con degli strumenti, delle metodologie di lavoro che ci permettano in pochissimo tempo di variare il nostro modo di lavorare.